Buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Allora, siccome mi scrivono in tantissimi ragazzi, ragazze, molto giovani e mi raccontano delle situazioni indecenti in cui tanti genitori mancano di rispetto costantemente ai figli. Pretendono, giudicano, sentenziano, insultano, criticano in maniera distruttiva. Vogliono vietare, anche se magari si hanno già 17, 18, 19, 20 anni, vietare cose che dovrebbero essere assolutamente concesse con la massima tranquillità. Ecco, vi voglio suggerire una cosa, cari ragazzi e care ragazze. Se avete dei genitori che vi impediscono di vivere, che vi maltrattano psicologicamente, che vi giudicano, che non fanno altro che criticarvi, che vi paragonano agli altri, sconosciuti o parenti, sapete cosa dovete fare? Vi dovete rifiutare di mangiare a tavola insieme a loro. È cena? È cena, vieni a tavola! Voi non ci andate. Si incazzano, voi rimanete in camera vostra. Qualcuno mi dice, ah, ma poi mi picchiano. Se vi picchiano, oggigiorno con la tecnologia è facile, mettete una telecamerina nascosta, un telefono nascosto, riprendete tutto e andate dalla polizia. Non vi possono picchiare. Un genitore non può picchiare il proprio figlio, altrimenti ne risponde davanti all'autorità. Quindi voi vi dovete rifiutare di andare a pranzo, di andare a cena, di andare magari al pranzo di Natale insieme a tutti gli altri parenti. Vi dovete rifiutare di obbedire a qualsiasi richiesta dei vostri genitori. Fino a che non iniziano a capire che voi siete individui separati da loro. Non siete un prolungamento del loro cervello. Quindi siete individui autonomi che devono vivere. Soprattutto quando si hanno 17, 18, addirittura 19 o 20 anni, voi potete andare dove vi pare e tornare a casa all'ora che volete voi. Ovviamente non potete organizzare dei festini a casa, non potete pretendere soldi dai vostri genitori per andare alle Hawaii, però potete uscire quando volete, potete tornare quando volete. Se ve lo vogliono impedire, dovete chiedergli il permesso persino per vedere la migliore amica o il fidanzato, questo non è accettabile. E dovete far sì che il loro atteggiamento cambi. Non cambia, vi rifiutate di mangiare con loro. Anzi, ancora più estremo, vi dovete rifiutare di rivolgere loro parola. Non deve esistere neanche un buongiorno rivolto, neanche un buonasera. State sicuri che prima o poi cambieranno atteggiamento. Ah, ma non lo cambiano, si incazzano ancora di più? C'è un limite a tutto. Se si incazzano oltre un certo limite, ripeto, insulti, botte, registrate, polizia. Ma vi assicuro che tranne i casi più patologici, proprio da galera buttando via la chiave, tranne i casi più estremi, prima o poi si adegueranno e capiranno che devono farvi vivere. E quello che io dico non è una sorta di ricatto. Però non mangio se, non ti parlo più se, non è un ricatto. Perché, diciamo, assumere un determinato comportamento, atteggiarsi in un certo modo, per avere in cambio che cosa? Qualche regalo? Qualche così, chissà quale concessione? No, avere in cambio semplicemente il potere vivere non è un ricatto. Per poter vivere, per poter uscire semplicemente fuori con i propri amici, con il proprio fidanzato, con i propri soldi magari, senza pretendere niente, questo è importante. Bene, qualsiasi atteggiamento che si assume, che si tiene per poter vivere, non è mai un ricatto. Quindi non fatevi fregare dal senso di colpa, non fatevi fregare da quello che vi dicono loro. Se tu dici io non mangio se non mi permetti di uscire domani a vedere la mia amica, io non mangio se non mi permetti questo weekend di andare a dormire fuori anche da un'amica con un fidanzato, non è un ricatto, perché i tuoi genitori violano la legge se non ti permettono di andare a dormire fuori dal fidanzato da un'amica. Ovviamente in questo caso mi rivolgo soprattutto a chi è maggiorenne. Dai 18 anni in su non ci sono dubbi. Dai 18 in giù, quindi da 17 in giù, è un po' più delicato, ovviamente, perché lì c'è il discorso che i genitori sono responsabili di tutto quello che vi accade, però anche in quel caso non vi possono segregare in casa i genitori, quindi c'è un limite a tutto, anche se si hanno 17-16 anni. Quindi, tenendo conto che per poter ambire alla maggiore libertà dovete aspettare 18 anni, sappiate che anche a 17 anni, 16 anni non potete essere obbligati a rimanere in casa. Quindi tenete conto anche di questo, sapendo che poi quando scatto di 18 anni non esiste che dovete chiedere il permesso per vedere il fidanzato. Non esiste. Anche se vivete in casa ancora dei vostri genitori, perché il discorso medio è: ma finché vivi qui le regole le stabilisco io. No. Finché vivi a casa dei genitori magari puoi non invitare a casa tua chi vuoi tu, se loro non vogliono. La casa è tua ma è anche loro.
puoi, sicuramente non puoi pretendere che ti diano i soldi per le vacanze, dopo una certa età, a parte il cibo e il tetto che magari già ti danno, non puoi pretendere soldi per gli extra più di tanto, ma con i soldi tuoi tu sei libero a 18 anni di uscire quando vuoi e di tornare quando vuoi, magari avvisando, parlando di morale, avvisando, non facendo preoccupare. Una volta che avvisi, dici dove sei, non sono accettabili i no, ok? Se volete emanciparvi da genitori così osceni, iniziate a comportarvi in questo modo. Non mangio con te, non ti rivolgo parola, fino a che non ti comporti come un genitore anziché che come una testa di cazzo, ok? E non è un ricatto, non è una cosa brutta, è una cosa doverosa, perché purtroppo se aspettate che i vostri genitori cambino, fate in tempo a morire, non cambieranno mai, siete genitori, dovete voi iniziare a pretendere quello che vi spetta. E non è una grossa pretesa pretendere di vivere. D'accordo? Purtroppo con certi genitori occorrono maniere che a qualcuno di voi potranno sembrare un po' drastiche, ma è l'unica cosa. Trovate il coraggio, perché so che non è facile, di non rivolgere più parole, di non mangiare insieme a loro finché non crescono. Perché quei genitori che magari vi danno degli immaturi, vi giudicano, sono molto infantili. Loro avrebbero bisogno di crescere. Avete dei genitori bambini, ok? Quindi i bambini purtroppo vanno trattati in un certo modo. Dopo non si può parlare razionalmente con certi genitori, allora occorre negargli la parola. Forse c'è qualche possibilità in più che si sveglino, poi probabilmente capiranno poco lo stesso, lo faranno così per far sì che voi possiate tornare a parlare con loro o tornate a mangiare insieme a loro. Però intanto ottenete un qualcosa che vi dovrebbe spettare senza neanche nessuna discussione. Però purtroppo i genitori capaci sono una rarità. Mi raccomando, non sentitevi strani o alieni se avete genitori incapaci. Siete in buona compagnia, la maggior parte dei genitori sono incapaci. A presto.